siamo arrivati, praticamente. Manca mezzo corridoio. Sì, è qua. Non ho incontrato nessuno per la strada, quindi non so neanche perché mi è andata una pistola. Però. Va bene, non mi lamento. How are you feeling? What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Ah, comunque ho scoperto che l'altro protagonista ha 8 slot. Fine, because I gave you a shot of serum. Non sei nell'inventario. Don't do anything that you wouldn't do. I'll try to remember that. I owe you one. Sì, e io direi che andiamo a prenderci il nostro fucile. Non è una cattiva idea. Dove sono, però? Da nessuna parte vicino a una stanza. La stanza più vicina è là, ma per arrivarci dovrei fare tutto il corridoio fino là in fondo. Andiamo avanti con la pistola. Quanti colpi abbiamo? 8. Vabbè, ce li facciamo bastare. Andiamo a mettere l'ultima maschera. Almeno mi sembra l'ultima. O è l'ultima o è la penultima, perché mi ricordo di averne messe 2. Ma probabilmente ne ho messe 3. Che memoria. Ok, giù di qua. Era qua, giusto? Oh. Sì, 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 c'è l'immagine del cimitero. C'è nessuno. Non c'è nessuno. Corri, corri, corri. Odio questa zona all'esterno. È inquietante in una maniera assurda. Beh, non che qui sotto sia meno inquietante, sì, me ne manca una sola, è quella senza naso, giusto? Esamina. Maschera mortuaria senza naso, yes. Manca solo questa. Quindi dovrebbe cadere quella cassa. Devo solo fare così. Ok. Dovevo essere precisa. No! Merda! 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 Allora, Babbo Natale! No! Io non ho vita! Ah, oh, non sono riuscito a schivarlo. Merda, scarico. Sono morto. No. E il salvataggio è un po' indietro. Vabbè, ci vediamo quando sono tornato. You are dead. Tra poco. Siamo tornati. Sono riuscito a prendere le cartucce e la maschera senza farmi colpire. Perciò non ho dovuto fare il pezzo con la tizia che andava a prendere il siero. E quindi mi sono risparmiato un po' di tempo. In più mi sono ricordato, ho preso anche il fucile. Quindi ora c'ho un bel fucile scarico, vabbè, ancora per poco. Un bel fucile carico da usare contro quel simpaticone che viene a rompere le scatole dentro la cassa da mortole. Sperando che 6 colpi siano sufficienti, ma altrimenti credo che ne abbia droppati. Cioè dentro la cassa c'erano anche dei colpi. Credo di averli visti, non sono proprio sicuro. Comunque ho evitato di sparare al serpente e che mi colpisse. È stato abbastanza facile in realtà evitare che mi colpisse. Sono corso, ho preso la maschera e sono corso di nuovo indietro. Non ho avuto neanche il tempo di attaccarmi. Chissà se magari uccidendolo dava qualcosa di figo.
Non lo sapremo mai, a meno che non lo incontreremo più avanti, ovviamente. Spero sinceramente di no. O nel caso in cui che ci sia una stanza magari un po' più grande. Perché in quella stanzetta è un tantino difficile combattere. Ok. Fatti sotto. Vediamo se riesco. No, non riesco a recuperare i proiettili prima che si alzi. Ok, simpaticone. Fatti sotto. Non è morto, però. No, sta perdendo sangue, quindi è morto. Cosa c'è nella cassa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è ottagonale, yes! Occhio per occhio, dente per dente. Non c'è nient'altro. C'è il tipo morto. E qui non c'è altro che ci interessa. Posso ricaricare anche solo in parte il fucile? Sì, posso. Ottimo, quindi adesso torniamo su e andiamo a mettere il sigillo ottagonale. Dopodiché spero che mi sblocchi qualcosa, perché se no non ho più pallida idea di dove andare. Perché ho un sigillo del vento e non ho idea di dove vada. E ho sto sigillo ottagonale che dovrei mettere dentro quella porta. Qua dietro. Dovrei cominciare a portarmi dietro anche i nastri inchiostratori. Sì, sarebbe un'idea niente male. Ovviamente ne manca uno. No, l'ho appena messo. E ora abbiamo un problema. Non ho la più pallida idea di che cosa dovrei fare. Devo trovare dove mettere questo coso qui. Questo. Stemma con il vento. Esatto. Non c'è niente di insolito. Presenta l'immagine del vento. Ed è utilizzato, quindi probabilmente sta all'esterno. Non lo so, io direi che vado a salvare. Potevo passare dal piano superiore e risparmiavo un po' di fatica. Forse. Non so, non mi ricordo. No, beh, uguale. Allora, cosa ci può mancare? Dove può andare un stemma con il vento? Un stemma con il vento. Non so perché sto facendo il giro dell'oca per andare a salvare, però... Allora, mi cambiamo inquadratura. Sti cacchi di cambi di inquadratura sono una cosa fastidiosissima. Tu stai andando da una parte, ti cambia l'inquadratura e va dall'altra parte. Ok, allora direi che salvo. Dopodiché io vado un po' in esplorazione. Vi salto questo pezzo in cui semplicemente vado in giro alla ricerca di dove debba mettere quel coso. E ci vediamo quando ho trovato dove mettere quel coso. Sembra giusto. Quindi a tra poco. Ah, aspettate. Are you okay? Want me to treat your wounds? Yes, grazie. Comunque non era quello che volevo. Va bene uguale. Non è che per caso c'hai uno stemma? Take care, Chris. No, non ha uno stemma. Quindi a tra poco. E siamo tornati. Allora, sono passati tipo 40 minuti da quando ho messo in pausa. Ho scoperto che questo in realtà mi serve qua.
Ho girato per decenni. Poi ho trovato questo. No, non lo voglio prendere. Poi ho trovato questo. Però ho detto, ok, ma lì cosa ci va? E ho dovuto fare tutto il giro indietro per prendere l'emblema e tornare lì. Una rottura di palle che non vi dico. Yes. Strumenti per il... Non prendo il kit, anche se potrei, perché ho solo uno slot libero e... Preferisco non usarlo. Ci dovrebbero essere delle scale qua. Ci sono delle scale. Ah, c'è una granata. Yes, grazie al cielo. Ok, dove andiamo? Abbiamo due scelte. Io andrei di qua. Così, perché mi gira. Comunque, a quanto pare... è molto più lungo di quanto sembra questo gioco. Questo è Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. Does anybody hear me? This is Chris. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat. This is Brad. This is Chris. Brad? Brad. Damn. Brad. Thing's broken. E zona nuova. Ci sono un po' di cani. Erba blu. No, vorrevo quella verde però. Forse è meglio se li lascio lì. Quanti sono? A quanto pare sono ciechi. Ottimo per me. Non mi piace sta zona. Non mi piace per niente sta zona. Ok, diceva quadrato, però io ci ho provato lo stesso. Sembra una chiave. Posso andarci? Chris? Chris? Lo prendo come un no. Ottimo, quindi dobbiamo affrontare i tre cani ciechi. Dannazione. Merda, questo m'ha visto. M'ha visto. Anche questo m'ha visto. Don't give a fuck. Dovevo prendere l'altra scala. Ho sbagliato scala. Ok, d'accordo, sono rimasti due cani. Ricaricarlo. Ok, vediamo dove ci porta. Visto che di lì non potevo andare. Sembrerebbe essere un sentiero. Ah, ho capito. Posso bloccarlo su dove voglio. Però non ho idea di cosa mi serva, quindi direi che non lo faccio. Wesker? Bene. Sono contento. È esattamente dove stiamo andando. Yeah. E qui c'è un altro blu. Che presumo faccia la stessa cosa.
Quindi questa guarda a est, questa guarda a sud. Quindi questa qui è quella dagli occhi blu e questa, e quella lì è rossa, giusto? Sì. Blu est, vediamo se funziona. A meno che non le fa girare. Dovrebbe essere giusto, no? Cioè, credo debbano guardare verso di me. Desideri del cane di Guda, guardia per non esauditi. Occhi rossi, iscrizione dice l'urlo di guerra della vendetta. Questo dice gli ultimi rantoli della distruzione. L'urlo di guardia della vendetta. Di guerra della vendetta. Direi che ci vediamo quando ho capito cosa devo fare. A tra poco. Ok, come non detto, ho premuto a caso. No, nel senso che ho messo in pausa, c'era scritto vuoi fermarlo, ho premuto e mi ha fatto l'animazione che si è aperto il cancello. Non so neanche io come sia possibile. È successo. Ok. Sono contento di aver superato cosa, Dovinello, senza aver fatto apparentemente niente. Ok. Vento. Luna e stella, devo metterli qua dentro, presumo. Ci sono le incisioni. Due linee verticali. Sono tre, ah no, sono due linee verticali. Una croce e tre linee orizzontali. Allora, e abbiamo luna, stelle, luna, stella. Vediamo se sul retro. Ecco appunto, sul retro. Ok, quindi croce e questo. Quindi usa. Perfetto. Poi esamina. Queste sono le due verticali. Usa. Mi devo muovere perché prima che mi attaccano sti idioti qua. Usa. Ah, ok, quindi è per quello che lo dovevo esaminare, perché altrimenti non me le faceva mettere. Usa. Magnum. Almeno sembrerebbe un magnum. Dammela. Revolver Magnum. Oh mio Dio. Fantastica. Ora però devo scappare perché sti stronzi mi attaccano. Ok. Abbiamo una revolver Magnum. Ne valsa la pena. Ora mi serve solo un punto di salvataggio, perché ho salvato l'ultima volta 10 anni fa.
Ora ci si mette pure il mio PC a farmi prendere i colpi, che parte la ventola all'improvviso. Questo gioco non richiede un grandissimo quantitativo di grafica, però ogni tanto si deve raffreddare. Allora parte e mi fa prendere un colpo. Ok, allora. Possiamo entrare? Possiamo entrare. Dimmi che c'è un salvataggio. È l'unica cosa che ti chiedo. A quanto pare sì. Che diavolo è? Ehi, c'è una piantina. Yes. Ok, quindi questo è il giardino. Ah, capisco. Va bene. Qui c'è per salvare, però mi serve la scatola, perché altrimenti non c'ho il nastro. No, non volevo farlo. Torna su. Fammi salvare. E poi per oggi concludo qui, perché ho già registrato un bel po' e mi sono anche abbastanza stancato, visto che ho dovuto fare tutta quella ricerca infinita per riuscire a trovare dove dovevo andare. Nastro inchiostratore è l'ultimo. È un problema. Devo guardare se magari qua in zona ce n'è qualcuno che mi sfugge, però non ne vedo. Ah, una foto di famiglia. C'è un diario abbandonato. 19. Papà attaccato per primo, mamma attaccata per seconda. Dentro rosso e viscido, bianco e duro. Nord-sud. Non è nord-sud. CCR. NSCCR. Non vera mamma dove. Non so papà. Trovato mamma di nuovo, attaccata mamma. Si muove più, urla. Perché? Volevo solo stare con lei. Mamma, dove mi manchi? Ok, non ho capito che cacchio vuole. Sinceramente, vorrei solo salvare. È il 18° salvataggio. Ok, quindi anche per oggi è tutto. Speriamo di trovare degli altri nastri inchiostratori in questa capanna, perché altrimenti non potrò più salvare. Questa legna sembra recente. Dicevo, anche per oggi è tutto, ci vediamo in una prossima puntata. Bye bye!